tasca aveva 15.000 euro in banconote false. Arrestato un uomo dai carabinieri alla stazione di Santo Stefano Magra. La Spezia, cuore della nautica da diporto italiana. Convegno al Mirabello su prospettive e opportunità del settore lusso. Litoranea delle Cinque Terre chiusa ormai da 10 giorni per frana, forse riaprirà lunedì. Proteste e disagi di cittadini e operatori turistici. Gli studenti spezzini saranno gli urban steward per accogliere e dare informazioni ai turisti del centro città. Spezia, Corradino, si punta sui giovani e sul contenimento del budget, guardando modelli come Empoli e Udinese. Buonasera a tutti e ben ritrovati al TLS Giornale. I carabinieri della compagnia della Spezia hanno arrestato un marocchino trovato in possesso di 15.000 euro in banconote false. L'episodio è avvenuto alla stazione ferroviaria di Santo Stefano Magra. Il nordafricano, sceso dal treno alla vista dei militari in divisa, ha cercato di cambiare direzione ma è stato comunque fermato da alcuni militari in borghese. Dal controllo nel borsello sono spuntate 750 nuove banconote da 20 euro risultate falsificate. Non solo, nel borsello i militari dell'arma hanno trovato anche una pancera, probabilmente utilizzata dal nordafricano per nascondersi addosso le banconote. E ieri pomeriggio si è svolto a Sarzana il consueto servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal questore della Spezia, Vittorino Grillo. Il dispositivo della Polizia di Stato, composto dagli equipaggi del commissariato e del reparto prevenzione crimine di Genova, hanno effettuato posti di controllo nelle vie del centro cittadino e nelle periferie, identificando 50 persone. Un nuovo blitz alla stazione ferroviaria di Sarzana, dove un 17enne sarzanese in procinto di recarsi in spiaggia a Marinella è stato sorpreso in possesso di 16 dosi di hashish. Per lui la giornata si è conclusa al commissariato con la denuncia per spaccio di stupefacenti e la successiva riconsegna ai genitori. Si è svolta questa mattina a Porto Mirabello la tavola rotonda, la Spezia, cuore della nautica da diporto italiana, prospettive e opportunità, promossa da Mark Again, divisione di Cerved dedicata alla Smart Luxury per l'acquisto, la gestione e la vendita di beni usati di lusso. Vediamo il servizio con le immagini di Davide Morina. Realtà e prospettive di sviluppo del distretto della nautica da diporto della Spezia, un tema affrontato questa mattina al Porto Mirabello, una tavola rotonda alla quale hanno partecipato i rappresentanti di enti, istituzioni e aziende partner di Mark Again. Ci sono le autorità portuali, ci sono persone di cantieri, ci sono designer, ci siamo noi naturalmente che cerchiamo di sostenere il mercato sia con i numeri attraverso Cerved sia come Mark Again, che comunque negli ultimi anni si è attestata nei beni usati tra i 15 e i 24 metri come uno dei più grandi operatori d'Europa. Un confronto aperto preceduto dalla presentazione di un'analisi effettuata da parte del distretto della cantieristica e delle tecnologie marine, che ha consentito di approfondire la conoscenza della situazione del distretto spezzino e di valutarne l'assetto competitivo e le prospettive di sviluppo alla luce dei fattori di successo della nautica italiana. Nel distretto spezzino è stato insieme alla scelta di aprire un nostro ufficio come Mark Again. Mark Again è una delle società, è una società del gruppo Cerved, che vende informazioni e gestisce beni di lusso e di business rimettendoli sul mercato in tutto il mondo. Proprio negli ultimi tempi, infatti, la Cerved, che più o meno tutti conoscono, che vende informazioni, ha fatto un'analisi sul distretto di La Spezia e in particolar modo si è concentrata sulla nautica. Una delle cose infatti che sono uscite fuori è che, ad esempio, tutto il distretto della Liguria ha 24.000 posti barca, per dire, per esempio, di cui 8.000 sono, quindi circa il 33%, sono proprio qui nell'area spezzina. Poi devo dire, negli ultimi anni Spezia ha messo le basi e sta sempre crescendo molto di più per internazionalizzarsi. Secondo noi ci sono tante opportunità e tante cose che si possono fare per migliorare e per far vedere comunque tutti questi bellissimi prodotti italiani che vengono prodotti e che vengono esportati in tutto il mondo. L'analisi delle condizioni
valutazioni ambientali e strutturali da parte di CERVED ha consentito di mettere in evidenza le condizioni favorevoli della Liguria rispetto ad altre regioni costiere in Italia. La Liguria è una delle regioni che concentra sia posti barca a più alto valore aggiunto, ovvero quelli dei porti turistici dei quali circa il 90% sono concentrati nel comune Spezzino, sia posti barca soggetti ad alta stagionalità. Di questi, oltre il 30% è localizzato nella provincia della Spezia con una forte concentrazione nel capoluogo di provincia. È inoltre l'unica regione che offre porti capaci di accogliere oltre 1.300 navi di lunghezza superiore ai 24 metri. Si rafforza alla Spezia la rete antiviolenza. È stato firmato lunedì in prefettura un protocollo d'intesa tra istituzioni e associazioni di volontariato per realizzare una task force in grado di intervenire con tempestività nella presa in carico delle vittime di violenza e finalizzata alla predisposizione di azioni di contrasto. Ieri il prefetto della Spezia Mauro Lubatti, il presidente del Parco delle Cinque Terre Vittorio Alessandro e il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Calogero Daidone hanno sottoscritto, anche per la stagione estiva in corso, la convenzione per l'effettuazione di un servizio stagionale di prevenzione e sorveglianza antincendio del territorio del Parco Nazionale. La convenzione sarà attivata a partire dal 12 di agosto e sino alla fine di quel mese. La litoranea delle Cinque Terre è interrotta da una frana, come sapete, da ormai 10 giorni e rimarrà così ancora per alcuni giorni. Lo smottamento è molto vasto, ma al lavoro c'è solo una ruspa con 2 operai. Crescono intanto le proteste di operatori economici, abitanti e turisti per la situazione di disagio che si è creata. E questo è l'argomento della nota settimanale a cura di Riccardo Sottanis. La litoranea, la strada più panoramica del nostro territorio provinciale, è interrotta da una frana poco dopo il bivio di Rio Maggiore da ormai 10 giorni. E le previsioni dicono che ci vorranno ancora giorni, forse settimane, prima di poterla riaprire, sia pure a senso unico alternato. La frana che incombe sulla carreggiata è molto estesa, è vero, ma è altrettanto vero che al lavoro, per mettere in sicurezza la zona, operano da giorni una ruspa e 2 soli operai. In piena stagione turistica, il blocco della litoranea delle Cinque Terre sta suscitando forti disagi tra gli abitanti, gli operatori turistici e gli stessi visitatori. Ogni giorno che passa la situazione si fa sempre più difficile. Un evento simile in questa zona, la più turistica dell'intera Liguria, avrebbe dovuto convincere Regione, Provincia e Comune di Rio Maggiore ad affrontare la situazione in modo diverso. Invece no, ad agire è la sola provincia, quello che resta della vecchia provincia, ormai commissariata e in liquidazione. Con mezzi che sono assolutamente inadeguati ad affrontare la situazione. E è vero, lo svuotamento incombe minaccioso e occorre agire con prudenza, ma lo si può fare anche con più mezzi, cosa di cui non dispone, date le finanze in rosso, l'amministrazione provinciale ormai in disarmo. Ecco perché riteniamo che un caso simile deve essere affrontato dalla Regione e addirittura dallo Stato. Le Cinque Terre sono il fiore all'occhiello del turismo regionale e nazionale. Grazie alle presenze che si registrano in questo territorio, la Liguria vanta da anni un trend turistico in crescendo che incide positivamente anche su quello nazionale. Un miracolo che ha aiutato l'economia provinciale e regionale anche nel periodo più difficile della crisi economica. Oggi che le Cinque Terre hanno bisogno di essere tolte dall'isolamento, tutti fanno finta di niente. Al lavoro, per ripristinare almeno in parte la situazione, c'è, come detto, la sola provincia. I disagi per gli abitanti e i turisti continueranno chissà ancora per quanto. Le Cinque Terre sono sempre esistite, ma hanno cominciato ad attirare milioni di visitatori quando queste perle del nostro territorio sono state valorizzate con una politica turistica eccezionale. Ci è voluto del tempo, ma oggi ne godiamo tutti dei vantaggi. Ma se per conquistare un mercato tanto difficile come quello delle vacanze ci vuole tempo, è altrettanto vero che a perderlo basta assai poco. Tutti sono pronti sempre a cavalcare il successo, ma quando si tratta di risolvere un problema grave come quello attuale, si defilano velocemente.
Sala gremita oggi in Confindustria per la presentazione delle linee di riforma del nuovo codice dei contratti pubblici, convegno a cura di ANCE della Spezia. Vediamo il servizio di Maria Cristina Sabatini con le immagini di Raffaele Maulella. Il nuovo codice dei contratti pubblici, che è entrato in vigore il 20 aprile scorso, quali trasformazioni comporterà per le imprese e le stazioni appaltanti? Il nuovo codice è una vera rivoluzione, impone alle stazioni appaltanti di qualificarsi, per cui il numero sarà molto ridotto e saranno molto più organizzate e capaci. Impone altrettanto alle imprese di essere più dimensionate, più forti, più capaci di adempiere al contratto, e si basa poi su un concetto che il progetto deve essere realmente esecutivo. Tutto questo sono principi assolutamente condivisibili, anche se poi la declinazione ha, per quanto che ci riguarda, alcuni aspetti che non condividiamo, tipo la normativa sul subappalto, è una regolamentazione troppo stringente. Io credo che alle imprese debba essere data la libertà di scegliere se internalizzare o esternalizzare le lavorazioni. Il tema però è un altro. Dopo l'introduzione della legge si sono fermati gli appalti in Italia complessivamente. Il nostro settore è allo stremo dopo anni di crisi. Abbiamo perso 80.000 aziende, per cui rivolgiamo soprattutto al governo un'istanza, se appunto non valga la pena di dire: beh, attuiamo un periodo transitorio e lo facciamo entrare a pieno titolo e a pieno diritto al 31 dicembre di quest'anno. Era doveroso fare questo incontro. Il nuovo codice degli appalti è stravolgente rispetto alle vecchie normative. È ancora non è definitivo, perché ci sono le linee guida che devono essere ancora emanate, però il codice c'è, e quindi era doveroso fare un incontro e sentire anche i pareri autorevoli. E le modifiche sono sicuramente assai rilevanti, c'è certamente tutta una parte totalmente nuova che riguarda sia la contrazione del numero dei committenti, sia la qualificazione dei committenti che potranno operare. Dal lato delle imprese vi sarà una particolare qualificazione delle imprese e una modifica anche delle procedure di gara. Potrebbe realizzarsi più trasparenza. In realtà il problema, come sempre, non è tanto nel numero delle norme o nel fatto che siano emanate delle nuove norme, quanto nella corretta applicazione delle norme, quindi sul fatto che gli uomini chiamati ad applicarle realmente le rispettino e garantiscano quello che le norme cercano di imporre. Per cui è un problema, al di là delle norme, è un problema di uomini. E questa sera alle ore 21:15 andrà in onda Secondo Giustizia. Si tratta del numero zero di una nuova rubrica dedicata all'approfondimento giuridico. In questa prima puntata si parlerà del risarcimento del danno. Curatori della trasmissione, gli avvocati Marco Mora, Maria Cristina Sabatini e Paolo Paterno. La rubrica riprenderà poi in autunno con il palinsesto della nuova stagione televisiva di Teleliguria Sud. Questo lunedì 27 giugno alle ore 21 allo spazio BOSS del Centro Allende della Spezia avrà luogo l'evento conclusivo del progetto Percorsi. La serata aperta al pubblico vedrà come protagonisti tutti i giovani che hanno partecipato al progetto, elaborando proposte e realizzando azioni sperimentali di sviluppo del turismo e della cultura nel territorio spezzino. Nel corso della serata, dopo il benvenuto istituzionale da parte dell'assessore Alice Parodi e la proiezione, ci sarà la proiezione di un video che racconterà le fasi salienti del progetto. È stato presentato quest'oggi dall'assessore al turismo Luca Erba il nuovo servizio di Urban Steward per una comunicazione turistica diffusa e itinerante. Il progetto vede coinvolti gli studenti di due istituti spezzini, Einaudi Chiodo e Fossati da Passano, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro. Vediamo il servizio di Maria Cristina Sabatini e Raffaele Maulella.
Assessore, Urban Steward, di che cosa si tratta? Si tratta di un servizio d'accoglienza che abbiamo fatto in convenzione con le scuole Fossati Einaudi per cercare di rendere migliore l'accoglienza e di costruire il meccanismo del face to face tra la città e il turista che arriva. Un modo diverso per concepire l'accoglienza e fare un salto di qualità nel turismo. In particolare, in cosa consiste il progetto? Consiste nella disponibilità che hanno dato questi ragazzi dopo un percorso di delle ore di formazione a illustrare quelli che sono i percorsi privilegiati e le zone più belle della città, indirizzandoli su un territorio che merita di essere scoperto e che magari il turista arrivando qui o dalla stazione o comunque in forma autonoma dall'autostrada non conosce e magari trova uno spunto per un suggerimento interessante per rendere più piacevole la sua permanenza sul territorio. Quindi i ragazzi andranno in giro per le strade del centro della città con questi mezzi di locomozione. Esatto, avranno a disposizione delle biciclette con pedalata assistita e delle bighe elettriche che le accompagneranno all'interno del percorso. E non soltanto in strada, noi abbiamo attivato adesso, ci sarà penso nelle prossime settimane la possibilità di attivare immediatamente l'apertura di 3 punti di informazione importanti, quello alla stazione, quindi per chi arriva su dalla ferrovia con il treno, in via Carducci per chi arriva in forma autonoma con mezzo proprio sarà un altro punto d'accoglienza e davanti alla Capitaneria di Porto, grazie a un accordo quadro con l'autorità portuale, compreso anche ovviamente il punto centrale qua al Museo Lia, che è un altro di quei info point che andranno a costruire un'offerta turistica sempre più presente, sempre più in grado di dare delle risposte puntuali. Un progetto scuola-lavoro, sentiamo cosa ne pensano i ragazzi. Cosa ne pensi? Io sono molto felice perché è una nuova cosa, è una nuova esperienza, cioè io non ho mai fatto niente del genere, sono molto contenta anche perché queste bighe io non le ho mai usate, cioè sono molto contenta. Poi questa città può offrire molto, quindi. Sarà una bella esperienza, di sicuro mi insegnerà a conoscere meglio la città. Secondo me questa è una grossa opportunità di crescita anche come persona e interagire anche con gli altri, con le persone, potrebbe essere una cosa utile, non si sa. Cosa vorresti fare tu dopo la scuola? Non lo so ancora, però comunque questo potrebbe anche aprirmi le porte per una cosa, per un mio futuro, un qualcosa che io vorrò fare. Mi potrà chiarire le idee, ecco. Prenderà il via domani, sabato 25 giugno, alle ore 21:30 a Porto Venere in piazza San Pietro, il Festival del Talento, la rassegna che vuole coniugare le esperienze vissute dai protagonisti del mondo dello spettacolo con le aspirazioni e la ricerca delle generazioni più giovani. Porto Venere è la prima tappa del format. Protagonisti della serata saranno Pierluigi Pardo e Tiberio Timperi, voci del mondo del giornalismo e della televisione che partendo dal proprio percorso professionale dialogheranno con il pubblico e si confronteranno in un talk show guidato da Steve della Casa. E domani sabato per la rassegna stagione concertistica Vernazza Corniglia 2016 si esibirà l'ensemble di fisarmoniche Ance Libere con un repertorio che spazierà dalla musica classica del Settecento ai giorni nostri. L'appuntamento è per domani alle ore 18:30 all'oratorio di Corniglia. E sempre domani arriva però a Framura, in occasione del solstizio estivo, la notte romantica in contemporanea con tutti i borghi più belli d'Italia. Nel borgo di Setta, nell'antico cortile di Casella, dalle ore 14 degustazioni di vini e dalle ore 15 in comune consegna della bandiera blu 2016. Nel borgo di Costa, nella torre Carolingia, a partire dalle ore 17 degustazioni di miele e nell'antico oratorio incontro sull'artista Bernardo Strozzi. Nella nuova passeggiata a mare poi dalle ore 19 ci sarà un aperitivo con musica dal vivo e nella frazione di Setta a partire dalle ore 22 una serata dedicata al tango. Menù turistici nei ristoranti e durante la giornata concorso sugli allestimenti floreali nei carruggi del paese.
Martedì prenderà avvio la 17ª edizione del Sarzana Opera Festival, concorso dedicato ai giovani talenti della lirica. Tra gli ospiti di riguardo, Katia Ricciarelli e altri illustri cantanti lirici come Roberto Servile e Fabio Armiliato. Presidente della giuria del concorso, Spiro Sargiris, Daniela Dessì. Vediamo il servizio di Maria Cristina Sabatini e Italo Lunghi. Sarzana Opera Festival, quest'anno giunto alla 17ª edizione, un concorso nato per valorizzare i giovani talenti della lirica. Le giovani promesse, i palcoscenici per le giovani promesse, l'aiuto attraverso lo studio, attraverso la masterclass. I ragazzi arrivano a Sarzana e pieni di illusioni, pieni di speranza, pieni di impegno, pieni di anche di crescere. Quindi Sarzana accoglie questi ragazzi, li ospita, li fa studiare, se può in parte li mantiene e quindi aiuta loro a questa carriera di cui noi ne siamo veramente molto orgogliosi. Ma Sarzana Opera Festival valorizza anche il territorio della città di Sarzana organizzando una kermesse musicale in luoghi più o meno conosciuti ma sempre meravigliosi di questo territorio. Sì, questo è l'altro dei nostri obiettivi evidentemente, fare un concorso, un evento, una serie di eventi musicali, non a caso l'abbiamo chiamato Sarzana Opera Festival, che servano anche a rendere la città più conosciuta, prima di tutto agli stessi abitanti. E successivamente a tutti coloro che hanno nel cuore la musica lirica. Anche quest'anno quindi operiamo in questo senso, con questo obiettivo, e quest'anno avremo spettacoli molto belli, molto interessanti. Ricordo quello che si svolgerà sul sagrato della nostra cattedrale, che sarà un momento molto suggestivo, di grande emozione. E poi all'interno dell'oratorio di Santa Croce, un luogo che i sarzanesi conoscono ma probabilmente non conoscono fino in fondo e che ormai è diventato per noi un luogo deputato alla grande musica sacra. L'anno scorso lo Stabat Mater di Pergolesi, quest'anno Petit Messe Solennelle di Gioacchino Rossini, un evento di grandissimo spessore. Da ultimo, ma non ultimo, nella piazza Matteotti, nella piazza principale della nostra città, nel salotto buono della città, presenteremo uno spettacolo che avrà come obiettivo Ennio Morricone e la musica da film, quindi insieme con i grandi personaggi che saranno nei prossimi giorni a Sarzana, questi eventi saranno un modo di conoscere meglio anche la città. Un calendario ricco di eventi, cosa devono fare le persone che vogliono partecipare? Un calendario di 6 eventi importanti dove la bigliettazione praticamente è gratuita, sono dei tagliandi che vengono rilasciati là dove c'è bisogno del biglietto in 3 serate, la serata del 28, la serata del 2, la serata del 4 agosto. Per le altre serate non serve il biglietto, basta presentarsi nei luoghi preposti che ogni sera poi ricorderemo a tutti e passeranno nei giornali, sono scritti nei vari luoghi, sui siti internet, dappertutto troverete le indicazioni, basta presentarsi qualche minuto prima per trovare una sedia, per trovare un luogo, per trovare un posto e ascoltare e rilassarsi e sognare. E questa sera seguite a partire dalle ore 21:30 lo speciale TG Zoom dedicato proprio alla manifestazione. Torna il sole nel borgo di Quaratica, nel comune di Riccò del Golfo, una festa antica che celebra l'arrivo della bella stagione e la fine delle ombre invernali. Domani, in occasione del cammino del solstizio, verrà organizzato un percorso artistico enogastronomico a tema ambientale. Seguendo il percorso della luce, si inizia dalle ore 17 con l'aperitivo di benvenuto per proseguire con mesciua, frittelle, torte di verdura, formaggi e salumi della Val di Vara, dolci e vino. Si esibiranno in concerto i Pogaroba e un gruppo di fisarmoniche acustiche. La Ecofesta è organizzata da Comune e Arci. Un altro weekend all'insegna dei mercatini, quello di sabato e domenica dalle 9 alle 19:30 a Levanto. Sabato in piazza Staglieno si svolgerà il mercatino contadino con i prodotti agricoli a chilometro zero. E sabato e domenica in via Garibaldi ospiterà le opere dell'ingegno degli hobbisti dell'associazione Quelli di via Garibaldi.
Ci spostiamo in Val di Vara perché continuano al lago di Borghetto Vara i festeggiamenti per il patrono San Giovanni. Dopo le cerimonie religiose, domani e domenica sono previste varie iniziative con la tradizionale cena in piazza e le serate danzanti. L'amore non si compra, si adotta. Questo è il titolo dell'allegro corteo di persone e amici a quattro zampe organizzato dai volontari del Canile di San Venerio, dall'Associazione Beta, dagli animalisti italiani e SOS Randagi, che sfilerà domani per le vie del centro. L'appuntamento è alle ore 17 in piazza del Mercato alla Spezia. Vediamo il servizio di Maria Cristina Sabatini e Sergio Diofili. L'amore non si compra, si adotta. Di cosa si tratta? Si tratta di una passeggiata organizzata da diverse associazioni tutte assieme per far conoscere ai cittadini di Spezia i cani dei nostri canili, perché sono cani affettuosissimi, ubbidienti, bravi, e quindi è giusto che le persone abbiano l'opportunità di conoscerli anche in un contesto diverso dal canile, che a volte è un po' limitante nel conoscere i cani. È un'iniziativa per noi importante perché veramente porta il cittadino a conoscere il cane a tu per tu e a poterli guardare negli occhi. Quando ci sarà questa iniziativa e qual è il programma? Sabato 25 questi cani, che sono 12 di due canili, uno di 6 di San Venerio e 6 di Tavolara, sfileranno per le vie del centro. E il programma è che partiamo da Piazza del Mercato verso Piazza Beverini, poi si andrà a Piazza del Bastione e Piazza Mentana. E questo bellissimo cagnolino sarà uno di quelli che sfilerà? Sicuramente sì, però lei è stata adottata, lei era una randagina adottata. Abbiamo 12 cani che porteremo in visione e le faremo conoscere perché sono dei animaletti stupendi. Ricordatevi che gli animali non si comprano, si adottano. E perciò vedrete quanto sono dolci i cani del canile. Infatti noi delle associazioni ci siamo aggregati a questi stupendi ragazzi, i volontari di San Venerio, e sfileremo con loro. La marcia non competitiva Running for Malawi, rinviata per l'allerta meteo, viene riproposta da Arcola per domani, sabato 25 giugno, alle ore 16. Il ricavato della marcia andrà totalmente a finanziare un fondo per l'aiuto e il sostegno alle famiglie arcolane colpite dall'alluvione. Quota di iscrizione 3 euro. E serata finale ieri sera per il Memorial Emanuele Boni, il torneo giunto alla seconda edizione in memoria del giovane sarzanese prematuramente scomparso. A trionfare la pizzeria Bacetto, che ha battuto gli avversari ai rigori. Alla squadra vanno anche i premi per i due capocannonieri Samuel Canese e Giacomo Fiorini. Secondi classificati i ragazzi per Beni, che hanno visto premiato come migliore del torneo il loro portiere Federico Neri. A premiare gli atleti i parenti di Manu insieme agli organizzatori del calcio nave. Il ricavato di quest'anno è servito per acquistare defibrillatori che andranno alle scuole di Marinella, San Lazzaro e della Bradia. Largo ai giovani, parliamo di Spezia, cresciuti nel vivaio della società, oltre alla riconferma della squadra che ha portato alla rimonta del campionato e alla conquista dei play-off. Non fanno parte dei progetti per il prossimo campionato al momento per questioni economiche e tattiche Sciaudone, Catellani e Calaiò. Hanno fatto il punto sulla squadra oggi in conferenza stampa il presidente dello Spezia Calcio Andrea Corradino e il direttore sportivo Pietro Fusco. Per noi c'era Emanuela Cavallo. Si guarda modelli quali l'Udinese e l'Empoli, con giocatori cresciuti in casa che hanno meno costi e più motivazione. Certo, bisogna dare loro la possibilità di giocare e anche sbagliare. La filosofia dello Spezia sarà quella di contenere il budget e dare spazio alle realtà emergenti della primavera, oltre alla riconferma della squadra che ha portato alla rimonta del campionato e alla conquista dei play-off. Bastoni, abbiamo Vignali, ritorna Pietro Ceccaroni, abbiamo Gennaro Acampora che è cresciuto qua. Abbiamo Davide Kerek, Crocchianti. Il Crotone e il Trapani, rispettivamente penultimo e terzultimo in classifica per spese di ingaggi dei calciatori, sono la dimostrazione del fatto che pur spendendo meno sia possibile comunque migliorare i risultati. Il progetto continua
con credo la stessa determinazione, la stessa voglia, lo stesso entusiasmo che la proprietà ha messo in questi anni. Per anni abbiamo sentito citare da tutti, giustamente, società come Empoli, società come Chievo, società come l'Udinese, come esempi da seguire. Io, qui, ogni volta che si parlava di calcio si parlava dell'Empoli, ebbene, sono società che hanno dimostrato in questi anni come con le risorse che ottenevano dai diritti televisivi, dagli incassi eccetera, riuscivano a fare calcio senza che le proprietà addirittura mettessero soldi. La proprietà della Spezia ne ha messi tanti e ne continuerà a mettere di soldi, quindi è una cosa da diversa. Non fanno parte dei progetti per il prossimo campionato al momento per questioni tattiche Cattellani e Calaiò e motivi economici legati al contratto Sciaudone. La sua mancanza insieme a quella di Scitum sarà tra le più patite. Poi se il ragazzo fa un passaggio diverso, magari noi siamo ben contenti, non è che abbiamo lasciato Sciaudone, per noi Sciaudone è una priorità, però se non me lo posso permettere, pazienza, faremo con un'altra cosa. Il programma di mister Di Carlo vede un 4-3-3 con al centro dell'attacco Onenè Oyemel, per due anni protagonista in Lega Pro con il Foggia. Il ragazzo l'ho sentito io, il ragazzo è in Grecia ed è molto sereno e trasparente. Lui non ha mai detto io non voglio tornare allo Spezia, quindi non vedo perché ci debba essere questo tipo di problema. Si cerca un giocatore di profondità per l'ala sinistra, quella coperta da Super Mario. Il budget di preventivo lo previamo in assemblea la prossima settimana, quindi ve lo diamo la prossima settimana. Mi sembra riduttivo, sembra parlare del budget, insomma parliamo del calcio, la gente vuole sapere il calcio. Paolo Tanzini degli Arcieri Sarzana è il nuovo campione ligure dell'arco olimpico e spera di aiutare il sodalizio sarzanese a rinverdire i fasti del 2003, anno in cui ne risale il titolo italiano a squadre. Sul fronte giovanile intanto gli arcieri sarzanesi stanno per inviare alla fase nazionale del trofeo Pinocchio, in programma a Catanzaro nel weekend, l'inglese Oscar Chapman per quanto riguarda le scuole medie e l'italo-rumeno Raul Nicolas Firà per le elementari. Vediamo il servizio di Andrea Catalani. Un titolo regionale ligure non può che dare soddisfazione, vero? Sì, il titolo regionale mi ha dato molte soddisfazioni perché comunque ha ripagato i miei sforzi negli ultimi anni e comunque militando sin dal 98 negli Arcieri di Sarzana sono sempre stato seguito dai miei allenatori che mi hanno aiutato a arrivare dove sono arrivato adesso e dove sono arrivati anche nel 2003 come titolo nazionale di squadra, come abbiamo detto, i campionati italiani appunto come società. Abbiamo ancora molto da lavorare perché il nostro prossimo obiettivo comunque sono i campionati italiani targa di settembre e stiamo lavorando tanto, vogliamo riuscire a ritornare alle vecchie glorie di un tempo dove comunque abbiamo avuto molte soddisfazioni anche con i miei vecchi compagni di squadra. Due piccoli grandi guerrieri stanno per scendere a Catanzaro a difendere i colori degli arcieri Sarzana alla fase nazionale del trofeo Pinocchio. Occhio, niente poco di meno. Vogliamo spiegare cos'è e come ci siamo arrivati? E siamo arrivati scontrandoci con le altre società che sono sicuramente molto agguerrite. Noi siamo riusciti a classificare nella compagine dei 12 che parteciperanno alla fase nazionale, come diceva il giornalista, del trofeo Pinocchio. Siamo riusciti a qualificarne due, che sono Raul Firà Nicolas e Oscar Chapman, che è di origine inglese ma tira qui con noi. La compagine della Liguria è formata da 12 ragazzi, 6 femmine e 6 maschi, di età compresa tra la quarta elementare e la seconda media. Abbiamo scelto i migliori di tutte le società della Liguria e adesso dovremo scontrarci con le altre regioni. Quindi fate il tifo per noi, partiamo venerdì per Catanzaro e sabato e domenica ci saranno le gare. Speriamo di avere dei risultati migliori di quelli che abbiamo fatto anche gli altri anni. Siamo già arrivati molto 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 bene, però cerchiamo sempre di migliorare. E
prima di chiudere le previsioni del tempo per la giornata di domani, sabato 25 giugno, cielo in prevalenza poco o irregolarmente nuvoloso, moderate condizioni di instabilità renderanno possibile nel corso della giornata lo sviluppo di locali fenomeni temporaleschi in corrispondenza degli addensamenti più consistenti, in particolare sui rilievi. Sulla costa avremo al mattino soleggiato e al pomeriggio ancora cielo sereno. Umidità su valori medio-alti, venti inizialmente deboli con locali rinforzi in prevalenza di brezza o dai quadranti meridionali. Nel pomeriggio in temporaneo rinforzo fino a moderati da sud o sud-ovest, mare poco mosso. Le temperature oscilleranno tra una minima di 22 e una massima di 28 gradi. È tutto, vi ringrazio per l'ascolto, buon proseguimento su TLS, arrivederci.